Consiglio regionale, risparmi per 6,7 milioni. Legge sul turismo, inizia l'esame in aula. Difensore civico, nel 2015 quasi 3.000 segnalazioni. In apertura della seduta del 28 giugno, il Consiglio regionale ha commemorato Nereo Croso, ex consigliere regionale e già presidente della provincia di Vercelli, recentemente scomparso. In mattinata il difensore civico ha svolto la sua relazione annuale, sulla quale si è aperto il dibattito. L'Assemblea ha poi approvato il rendiconto 2015 del Consiglio e la nomina dei componenti del Comitato regionale di gestione del Fondo speciale per il volontariato. Nel pomeriggio è iniziato l'esame del disegno di legge in materia di turismo. In copertina! Il Consiglio regionale ha approvato il 28 giugno il rendiconto finanziario 2015 che si chiude con un risparmio di 6,7 milioni. Ancora maggiori sono stati i risparmi negli ultimi 5 anni. Il costo dell'assemblea è infatti passato dai 76 milioni del 2011 agli attuali 51,3 milioni, tagliando il 62% della spesa per affitto dei locali e noleggio di auto, il 34% per l'acquisto di beni e servizi, il 31% di costi del personale e della comunicazione e il 19% di spese per trasferimenti, consulenze e convegni. È iniziato il 28 giugno nell'aula di Palazzo Lascaris l'esame della nuova legge sul turismo. Due le principali novità: la creazione di DMO Turismo Piemonte, dalla fusione tra Sviluppo Piemonte Turismo e IMA, Istituto per il Marketing dei Prodotti Agroalimentari, e la riorganizzazione delle aziende turistiche locali, trasformate in società consortili a responsabilità limitata. Previsto inoltre un osservatorio turistico con compiti di raccolta, analisi ed elaborazione dati. Nel corso del 2015 sono giunte al difensore civico regionale 2.850 segnalazioni di cittadini riguardanti diverse tematiche. È quanto emerso dalla relazione dell'avvocato Augusto Fierro presentata al Consiglio regionale nella seduta del 28 giugno. Il maggior numero delle pratiche ha riguardato il settore dei servizi alla persona e delle opposizioni alle dimissioni ospedaliere, della previdenza sociale, dell'assistenza e dell'inquinamento ambientale, acustico ed elettromagnetico.